Amici di Legnano Web TV, un cordiale saluto da Rinaldo Badini. Parleremo in questa puntata dell'attività paralimpica del Comitato Lombardia con il membro della giunta Elio Imbres. Grazie, buona Buongiorno, giornata a tutti. benvenuto. Grazie, grazie. Ecco, insomma, attività paralimpica è sempre molto importante. Tra l'altro ci saranno le Paralimpiadi confermate Ma sì, per allora sono quest'estate. confermate. Scusi, sono un po' tutti i grandi eventi che in questo momento si stanno muovendo. Adesso, in questo periodo, c'è stata questa ripartenza dell'attività olimpica con i vari campionati europei, Grand Prix, a tutti i livelli sostanzialmente. Poi noi, inteso come attività paralimpiche, ci stiamo concentrando su. Ovviamente sulle Paralimpiadi che nel caso nostro si terranno dalla fine di agosto verso il 10 di settembre, è tutto confermato, sappiamo che si sono fatti questi programmi senza il pubblico, però ovviamente la partecipazione degli atleti, delle delegazioni, dei tecnici è sempre fatta da numeri importanti. Quindi, per il momento c'è ottimismo, adesso vedremo poi a ridosso se tutto sarà riconfermato. Io personalmente sono coinvolto anche in una manifestazione che si dovrebbe tenere in Repubblica Ceca, dove dovrei andare con un mio atleta se c'è la possibilità di portare a casa la carta paralimpica. Anche lì è tutto confermato, ho visto i programmi, ovviamente si spera che questo dia un attimo un impulso a tutto il movimento, no? Che purtroppo col Covid, insomma, si è fermata anche tanta attività paralimpica, no? Sì, E qua in Lombardia com'è la situazione? la situazione in Lombardia non è sicuramente delle migliori, anche perché poi noi rappresentiamo, adesso in genere si pensa che noi abbiamo il 20% dell'attività nazionale. E nello specifico per quanto riguarda il Paralimpico siamo stati, come tutti, fortemente danneggiati, in modo particolare l'attività dei disabili intellettivi relazionali, perché già gli atleti paralimpici fanno parte di una categoria, come dire, non so come definirla, se più debole degli altri. Ma sicuramente gli intellettivi relazionali sono un po' la punta dell'iceberg, per cui poi oltre all'aspetto puramente sportivo c'è anche l'aspetto anche sociale sul fatto che poi queste persone sono relegate in casa e non hanno modo, oltre a fare un'attività di movimento, chiamiamola così, c'è un aspetto sociale che è molto importante, perché poi è inutile che noi guardiamo sempre allo sport ai massimi livelli. È giusto perché è giusto anche riconoscere ai grandi atleti i loro meriti, però c'è anche da dire che lo sport deve essere assolutamente orientato a far sì che ci sia un po' il benessere della persona, sì, e soprattutto il benessere della persona al centro delle nostre attività, insomma. Ecco, le prospettive per la ripartenza, quando questa pandemia ci concederà finalmente la tanto agognata tregua. Beh, guardi, allora, innanzitutto c'è da dire che le varie federazioni hanno trovato delle soluzioni anche buone, secondo me, per far continuare l'attività, a parte alcuni casi specifici legati ai giochi di squadra. Allora, Sono stati quelli un po' più penalizzati forse, no? Gli sono sport di stati molto squadra. penalizzati, mentre gli sport individuali. Con i vari protocolli legati alle distanze, come stiamo dimostrando noi, l'attività può essere fatta, insomma, senza problemi, però ovviamente questo va a penalizzare il numero dei partecipanti, perché adesso io parlo del tiro con l'arco, una gara da 120 persone viene dimezzata a 60, quindi c'è anche un danno economico per le società organizzatrici. È tutto un effetto volano, insomma. Certo. Allora speriamo tutti quanti che si possa riprendere al più presto, insomma Sì, perlomeno adesso c'è dalla un prossima po'. stagione, no? Che si possa Certo, no, è la ricominciare. bella stagione, poi speriamo che, insomma, per quanto riguarda i vaccini,
si possa fare un salto in avanti importante, insomma, perché adesso anche noi, soprattutto per chi deve fare delle gare internazionali e deve andare all'estero, si trova magari con le frontiere chiuse, insomma, diventa un problema non serio, certo. Bene, allora grazie Elio Ribes. Grazie a voi. Per la sua presenza, per la sua testimonianza. Bocca al lupo ovviamente per la vostra attività, che insomma è molto importante anche dal punto di vista sociale. Assolutamente. Ovviamente, soprattutto direi. Tutto lo sport. Certamente. Insomma. No, speriamo di rivederci presto e di venire qua a festeggiare magari nel futuro prossimo la ripresa, una ripresa diciamo certo. Decisa e importante. Insomma. Bene. E appuntamento. Continuiamo a parlare del Comitato Paralimpico con Alceste Cavallini. Ciao, benvenuto anche a te. Ciao. Delegato città metropolitana di Milano. Perfetto. Detto bene? Perfetto. Insomma, un'attività milanese ovviamente adesso un po' condizionata dalla pandemia, però normalmente durante periodi diciamo di attività piena, in grande svolgimento, perché insomma Milano ha con la provincia, con l'Interland, 3 milioni di abitanti circa, quindi come e funziona mezzo. L'attività? Facciamo 3 milioni e 2. 3 milioni e 2, insomma. 100.000 sono... Sì, a dire il vero sì. Non è... cioè, il mio lavoro è quello di promuovere, portare avanti il discorso del sport in generale per atleti disabili, atleti. Per persone che si vogliono avvicinare allo sport. Poi la speranza è che diventino atleti e paralimpici e non plus ultra. Vuol dire che hanno delle strade aperte nella loro attività, hanno delle prospettive soprattutto, che non si fermano al, non so, alla, parliamo di partite o di eventi che sono solo locali. Il nostro grosso problema a Milano è che sì, siamo in tanti, ma siamo in pochi, perché l'avvicendamento nello sport, specialmente nella città di Milano, non è molto sentito come nelle altre parti della regione. Ci sono città, province della regione Lombardia che sono molto forti, hanno impiantato delle società per disabili che sono molto forti. Questo perché Milano c'è questo? Questo perché c'è una difficoltà negli impianti soprattutto, mentre nelle città limitrofe della regione Lombardia di quelle, è possibile che, cioè è molto più sentito l'usufruire degli impianti da parte dei disabili. A Milano, siccome siamo 3 milioni e mezzo, impianti sportivi ce ne pochi. Adesso so che stanno rifacendo la piscina olimpica qua vicino, ma ho sentito i prezzi d'affitto, lasciamo perdere. La prenderà una società grossa, la prenderà, come è stato il Palalido. Palalido, grande palazzetto di qua di là, però l'ha preso in mano la Federazione Volley. L'Allianz mi sembra che si chiama. Ci sono tutte queste, sono bellissime queste palestre di qua di là, però l'usufruire da parte di società piccole come sono quelle per i disabili è molto molto difficile. Tieni conto che noi esploriamo tutti gli sport diciamo adattati ai disabili. Da chi è menomato fisicamente molto grave, ci sono degli sport adatti a lui, ci sono degli sport dove utilizzano delle carrozzine elettriche, fanno dell'hockey, hanno delle mazze apposita e loro con la carrozzina elettrica riescono a giocare di squadra e roba del genere. Poi abbiamo i disabili, diciamo, i disabili normali che nuotano, fisici, nuotano, fanno atletica, giocano a pallacanestro, c'è il sitting volley dove giocano da seduti e
sono tanti, tante branche del nostro sport che sono. Poi abbiamo al nostro interno anche i disabili mentali relazionali. E questi hanno altri sport che fanno pallacanestro piuttosto che fanno la corsa, atletica, nuoto e roba del genere. Quindi il nostro mondo è veramente vario. Per esempio, CONI ha il nuoto e c'è solo gente che nuota con le varie categorie. Vanno alle Olimpiadi i migliori, ok? Certo. Nel nostro campo vanno i migliori, fanno nuoto, però ci sono anche i disabili relazionali, roba del genere, che è una branca. Poi ci sono i disabili fisici, che è un'altra. Quindi certo. si sdoppiano un po' queste cose qua. E quindi, insomma, e quindi l'impegno è grandissimo. Il nostro comitato paralimpico è suffragato a livello internazionale, cioè è riconosciuto a livello internazionale. Le regole che ci sono nelle attività sportive che facciamo sono, diciamo, che sono contemplate da tutti, da circa 80 nazioni. Questo vuol dire che quando esce fuori una regola è per tutte le 80 nazioni. Certo. A livello paralimpico proprio c'è un organismo che ci regola, che è l'IPC, si chiama IPC, che si riunisce e quello lì emana le regole ed è quello che fa le Olimpiadi. L'organizza. È quello che le organizza e roba del genere. Materialmente. Sì, materialmente. Cioè, anche a livello organizzativo. Sì. Ecco, nel nostro caso c'è il CIP, Comitato Italiano Paralimpico, che si identifica con l'IPC e quindi è quello che organizza a livello nazionale tutti gli eventi paralimpici. Poi ci sono le regioni e poi ci sono.